Buongiorno. Buongiorno maestro, oggi sono veramente emozionata perché ci troviamo nello studio di uno dei più grandi scenografi al mondo, tre premi Oscar, mio uno, tre, maestro Dante Ferrezzi. Succede. A lei è proprio successo, bene. Quindi partiamo subito con la prima domanda, che adesso noi ci troviamo dentro la Cinecittà, suo studio sta dentro la Cinecittà, si può dire che questa è una scelta più pratica o più del cuore, un po' come quella feliniana? Il fatto di essere a Sì, Cinecittà, che... ma io diciamo che sono quasi nato a Cinecittà perché sono, no, veramente no. Io ho cominciato a fare un film, il primo film che avevo 17 anni, facevo l'Accademia di Belle Arti a Roma e lavoravo nel pomeriggio da un architetto che faceva anche lo scenografo. Un giorno gli capita due film contemporaneamente da fare. Uno era Il prigioniere del diavolo e l'altro era Avventurieri dell'Oceano, credo, con Michel Mercier, Guy Madison, eccetera, eccetera. Insomma, mi capita di fare. Allora mi ha detto: vuoi fare questo film? Ho detto: come no, certo. Era la prima volta che lavoravo, erano due film contemporaneamente. Insomma, si trattava di, era una storia di pirati, eccetera, eccetera. Dopodiché, siccome lui mi lasciava quasi sempre da solo, questo architetto, perché stava facendo una banca, allora andava e veniva, andava e veniva, andava e veniva, e io portavo avanti questo film da solo. A C'avevo 17 anni. 17 anni a questo punto, però per fortuna c'avevo anche l'arredatore, insomma i costruttori, tutte le cose così, però stavo in una grande stanza. E tra l'altro erano due film contemporaneamente da fare ad Ancona, e con la regista era Domenico Paolella, si chiamava. Comunque io stavo in una stanza molto grande da solo in un tavolinetto, e allora c'era l'organizzatore generale che diceva: ma tu guarda sto ragazzino da solo che riesce a fare. E io non so per quale ragione, forse perché amavo il cinema, avevo deciso di fare lo scenografo, avevo 12 anni. E allora niente, insomma, appena finito il film, dice: guarda, io ti vorrei presentare una persona che è un grande architetto, uno dei migliori scenografi italiani, si chiama Luigi Scaccianoce, che forse ti può far lavorare. Allora ho detto: magari. Allora lui mi presenta questo scenografo e anche lui mi dice: senti, però io faccio sempre due o tre film per volta, bisogna che film io vado e vengo. Dico: ahia, come tocca farne un'altra volta da solo. Non dico da solo. E ho fatto La Parmigiana con Catherine Spaak e Lando Buzzanca. Dopo questo, che era andato bene, mi offre di fare Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. E lì cambia la mia vita, perché io con Pasolini vado molto d'accordo, e anche lui lì veniva pochissime volte, allora, perché faceva sempre due o tre film per volta, e allora io lo portavo avanti io questo film. Allora con Pasolini poi, insomma, ne ho fatti tanti altri, eh? Io addirittura ho fatto 11 film con Pasolini. Poi lui mi ha fatto cominciare proprio come scenografo con Medea. E allora ho fatto Medea, però nel frattempo facevo film come assistente con tanti registi italiani importanti, sempre con Scaccianoce,
E poi, insomma, ho cominciato a lavorare da solo dopo Medea. Allora, dopo Medea, ho cominciato a fare. Quando facevo l'aiuto, ho fatto anche il satiri con Di Fellini, che facevo l'aiuto di Scaccianoce, però. A Fellini non gli stava tanto bene Scaccianoci, a metà film no, l'ha mandato via. Allora tutto questo nasce perché lui viene dentro a un locale come questo, che era lo studio, e venne e ha detto: "Guarda, Scaccianoci, io devo fare una grande stanza, però la voglio fare di un color beige, però deve essere un beige particolare." Lui gli fa: "Ah, ma non si preoccupi, adesso le faccio vedere la palette con tutti i colori." Lui guardava la palette e diceva: "No, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no." Io guardo per terra un pezzo di cartone, lo prendo, lo faccio vedere a Fellini, dico: "Scusate, è per caso un colore come questo?" "Ecco, questo è quello che voglio." E mi fa: "E tu chi sei?" Dico: "Come ti sono? Sono 3 mesi che sto lavorando su 7, dalla mattina alla sera, sto sempre con lei." "Ah, sì, mi pare di averti visto." "Come ho visto? Mi sta a chiedere ogni minuto che gli serve questo, quello, quello." Allora lui si è messo a ridere. Insomma, per farla breve, lui ha mandato via Scaccianoce, ha detto: "Adesso lo devi portare avanti te il film." Allora io ho fatto le navi, tutto quello che dovevo fare, insomma tutta questa roba qui. A questo punto che cosa succede? Che finisco tutto quanto a Ponza, lui viene, gira, io ritorno a Roma, un giorno mi chiama, il sabato, la domenica mattina mi chiama uno scenografo, un mio amico, mi fa: "Dante, guarda, lunedì andiamo a Fregene, perché andiamo da Mastino, così facciamo il bagno, ci mangiamo gli spaghetti." Dico: "Ma dai, Francesco, non posso, sono tornato adesso da Ponza, mo tocca ritornare al mare, dai, su, forza, così stiamo insieme." Dico: "Vabbè, vienimi a prendere lunedì mattina." Lui mi viene a prendere con la macchina, io salgo in macchina e dico: "Fermati un momento." Dice: "Che c'è?" "Mi sono dimenticato il costume da bagno." Rientro in casa, in quel momento suona il telefono. Alzo il telefono, ma dice: "Ciao Dantino, guarda, sono Roberto Rossellini, preparati subito una valigia, metteci quello che ti pare perché devi venire in Cappadocia." "Cappadocia? E dove sta la Cappadocia?" Dice: "No, guarda, devi venire a Istanbul, ti vengono a prendere, ti mettono a Istanbul, poi ti prendono e ti portano in Cappadocia." "Ma per che? Per fare il film, perché c'è Pasolini che ti vuole per fare il film Medea." Dico: "Ma non c'è lo scenografo?" Dice: "No, no, ce n'è uno che però non ha nemmeno cominciato, perché Pasolini non lo vuole te. Questo qui gliel'ha dato il direttore di produzione, ma lui non lo vuole manco vedere." Dico: "Vabbè, arrivo." Allora esco, dico: "Scusa un momento, Francesco, quello lì, devo andare un attimo in Cappadocia." "Come in Cappadocia?" "Vabbè, insomma, biglietto, parto, mi portano lì, vado." Pasolini: "Ah, meno male che è arrivato, guardi che dobbiamo girare e non so come fare. Dobbiamo girare." Dico: "Vabbè, e quando dobbiamo girare?" "Fra 4 ore." Dico: "Come fra 4 ore? Io che faccio?" "No, mi serve purtroppo un carretto dove arriva Medea, che era la Callas, e che arriva e guarda il sole." Poi c'è l'inquadratura dal sole che guarda Medea. Dico: "Vabbè, ma il carretto non c'è." "E quello è il problema, che non c'è il carretto." "Come? Allora come faccio a fare il carretto in 2 ore, in 3 ore?" E dice: "Guarda, c'è un carrettaccio, vedi un po' se lo può aggiustare." Allora vedo un carretto che è una cosa così, però conoscevo
tutti quanti quelli lì, quelli che lavoravano lì perché erano amici, cose. Allora chiedo alla costumista di darmi del cuoio, di darmi delle stoffe, delle cose, insomma faccio sto carretto, lo coso così. Pasolini lo vede e dice: ecco, questo vedi è quello che volevo. Ecco, quella è mia idea. A un certo punto mi fa, era Callas, sì, sale sulla cosa, mi fa: bello, bellissimo, sale su, in quarta e ta, finito. E poi mi dice: adesso stasera a casa, stasera in albergo parliamo del film, perché poi domani dobbiamo girare un'altra cosa. Dice: ma chi la prepara? Tu? Dico: ma come? Io manco so di che si parla. Dice: beh, stanotte te leggi il copione. Insomma, per farla breve, faccio un'idea, faccio questa idea, poi vengo a Roma perché c'avevo da fare due interni dentro il teatro qui, dentro il teatro di Cinecittà, e a questo punto, mentre faccio queste cose, questi teatri, e mentre faccio, vado in teatro, mentre entro a Cinecittà incontro Fellini, mi fa: oh Dantino, so che stai facendo un'idea di Pasolini. Dico: sì, guarda che il prossimo film lo devi fare con me. Dico: grazie maestro, lei è proprio gentile, è stupendo, ma mi chiami fra 10 anni. Dice: come fra 10 anni? Dico: ma perché mi vuoi rovinare la carriera? Che la prima cosa che non va bene mi caccia subito. Allora, io sono andato avanti, ho fatto un sacco di film, le cose, con Petri, Ferreri, Cavani, cose, eccetera, eccetera. Alla fine passano i 10 anni, dopo 10 anni io sto facendo Todo Modo di Elio Petri, e la sera esco dal teatro che sto andando dai pittori. L'altro, lui, Fellini, esce che stava finendo Casanova da solo. Normalmente c'aveva sempre un sacco di gente dietro di lui. Ci incontriamo sotto un lampione. Mi fa: Dantino, oh maestro, mi dice, sono passati 10 anni ora che lavori con me. Allora io ho detto: sono pronto, e ho fatto 6 film con Fellini, gli ultimi 6 film. Poi ho fatto Il Vangelo secondo, ma poi ho fatto Il Nome della Rosa, e poi ho fatto Il Barone di Munchausen, e poi ho fatto, poi mi hanno chiamato in America dopo Il Barone di Munchausen, insomma ho fatto 9 film con Scorsese, e poi con altri, insomma con Brian De Palma, con tanti altri, ma come li ricordo il nome di tutti. Ma lei secondo me è l'unica persona del mondo che ha detto per 2 volte di no a Fellini, la prima volta quando ancora non si sentiva alla sua altezza, quando era giovincello, e la seconda che era l'ultimo film, l'intervista mi sembra di Fellini, vero? Sì, nell'intervista di Fellini io ho detto di no perché dovevo fare Il Vangelo secondo. No, perché lui stava lo voleva far fare a un'altra persona, che era il figlio di un pittore amico suo. Allora lui stava proprio qui sopra, passava davanti e faceva: ciao Dantino, e non mi diceva niente di questa intervista. Allora c'era sempre un coso, c'era Manolo Bolognini, che era il fratello di Mauro Bolognini, che passava da me, mi faceva: ciao Dantino. Dico: ma scusa, ma intervista chi la fa? Ah, non so adesso, così. Poi un giorno mi viene a cercare, dice: guarda, c'è Fellini che ti vuole parlare del film in modo che fai l'intervista. Ah, allora io ho detto: ah guarda, digli che c'ho da fare, che purtroppo ho preso un altro impegno. Dice: che impegno? Il barone di Munchausen. Il barone di Munchausen io non lo sapevo che si facesse, però che cosa era successo? Che un organizzatore generale ha detto: lo sai che c'è Tom Hanks, si chiamava,
con cui avevo fatto il nome della rosa, ha detto: guarda, che è lui che lo prepara questo film, è il barone di Munchausen. Allora io ho detto: no, guarda, non lo posso fare perché devo fare il barone di Munchausen, me l'ero inventato. Allora arrivo la sera, vado a dormire, così a mezzanotte mi suonano, alzo il telefono, dice: ciao, sono Tom, come stai? Guarda, sto qui con Terry Gilliam, ti vorrebbe per il barone di Munchausen. Dico: non ci posso credere. Allora mi dico: sono pronto. Dico: ma tu guarda, ho detto di no a quello, ho detto così, ho detto che facevo questo, mi chiamano a mezzanotte. Insomma, vado in America. No, anzi, lui viene qua perché lo prepariamo qui, l'abbiamo fatto qui a Roma e in Spagna, cose così. E allora, dopo che ho fatto questo film, che è uscito in America, hanno detto: guarda, che film, uno dei film più belli di scenografia che sono mai stati fatti nel cinema. Allora mi hanno chiamato in America per fare altri film. Ho cominciato a preparare dei film che non si riuscivano a fare. E a un certo punto mi chiama l'assistente di Scaccianoce, Scorsese, che mi fa: guarda, Dante, vieni che Martin, io l'avevo conosciuto con Fellini, tra l'altro, Martin Scorsese, quando venne a trovare che si era sposato con Isabella Rossellini. Mi aveva chiamato, dicevo, l'assistente di Scorsese, mi dice: guarda, c'è Martin Scorsese che ti vuole per fare il film L'età dell'innocenza, è un film a cosa, New York. Allora io ho detto: arrivo di corsa. Io lascio tutto quanto, faccio le valigie, prendo l'aereo, che era un MGM, mi ricordo che c'era il bar, il pianoforte, il coso, c'era pure il figlio di coso che suonava, Frank Sinatra. Figlio di Frank Sinatra. Sì, mi pare che suonava, non mi vorrei sbagliare. Poi c'era tutto il corridoio, cioè il corridoio, una volta c'erano tutte le sedie, invece lì c'erano tutti i letti divisi dalle tende così e dalle tende così. Allora, a un certo punto andiamo a dormire e poi mezz'ora prima di atterrare a New York ci svegliano, dice: guardi, e svegliatevi perché stiamo per arrivare, preparatevi. Allora io sposto la cosa, la tenda, mi preparo. E chi è che sposta anche la tenda? Anche una persona accanto a me sposta la tenda e anche la coperta. Fa così, io vedo una mano tutta nera. Ma chi è quello? Poi a un certo punto l'apre così. Era Naomi Campbell. Allora ho detto sempre in giro: oh, io ho dormito con Naomi Campbell. È incredibile. Poi sono andato a New York, ho cominciato il film L'età dell'innocenza, insomma, poi ne ho fatti 9 con Scorsese, tanto, però poi ho fatto i film con Coso, come si chiama, con Brad Pitt e Tom Cruise, Tom Cruise. che era, come si chiamava, Un Intervista vampiro. col vampiro. E poi, insomma, ne ho fatti talmente tanti, ne ho fatti tutti quanti in America. E poi che devo dire di più? Insomma, ho fatto tutti questi film, così poi sono venuto in Italia, ne ho fatti altri in Italia, sempre americani, ho lavorato tanto con gli americani. E poi anche l'ultimo che ho fatto, che si chiama Verona, che è un musical su Romeo e Giulietta, che ho finito 3 settimane fa. Adesso uscirà poi, adesso in questo momento ho altri film da fare, però non si comincia perché c'è lo sciopero degli sceneggiatori e i produttori non tirano fuori i soldi finché questi non finiscono lo sciopero, così. C'ho 3-4 film da fare e aspetto.
Così nel frattempo faccio altre marchette, come si dice? Ma fa anche le scenografie teatrali adesso, anche Sì, per il ruolo del regista. sto facendo anche il coso, come si chiama? Werther, che faccio anche scene, costumi, regia, tutto quanto. Non posso cantare perché mi è andata via la voce. Ma la prossima stagione sarà Sì. entrata in inquadratura una mosca. Mi ha fatto pensare all'insegnamento Sì. di Pier Paolo Pasolini degli errori, vero? Sì. Cresce proprio in tempistica perfetta. Ma possiamo fare un piccolo passo indietro in Italia, i suoi più grandi maestri, Federico Fellini e Pasolini, che... Fellini, Pasolini, Petri, Ma Ferreri, certo, Cavani, sì, tanti. Comencini, insomma, ne ho fatti tanti, adesso manco me li ricordo Lo quanti so. Perché sono. lei nel suo libro ha scritto che uno dei più importanti può essere insegnamenti di Pier Paolo Pasolini era che dietro ogni film c'è iconografia di uno o più artisti, e quindi è Sì, stato beh, lui. sì, io ne ho fatti 11, con lui ho fatti tutti praticamente, fino a Salò, dal Vangelo fino a Salò. E sarà stato l'ultimo film, vero? L'ultimo film, sì, poi poverino fu ammazzato. E così, comunque adesso è un periodo che Pasolini sta ritornando fuori, tutti quanti si occupano di lui come un grande, che è stato un grande uomo, un grande scrittore. E un grande regista, insomma, voglio dire, e io sono molto 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 contento d'aver fatto i suoi film, tant'è vero che io pensi quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo, siccome sono cattolico molto, ogni domenica vado alla messa, la prima cosa che faccio, dove vado, mi fermo di fronte a Gesù Cristo, alla Madonna, Gesù Cristo che sta giù così, con i segni con i buchi nella mano, le cose, la Madonna che lo tiene così, e metto 8 candele, quelle di tutta la mia famiglia, e lo ringrazio. Ringrazio perché lui mi ha dato la possibilità di fare quel film e se io ho avuto la fortuna devo ringraziare a lui e dico sempre che quando morirò, cioè fra una cinquantina d'anni, 60, Di più. se per favore mi può mettere accanto a lui perché vorrei seguitare a fare altri film su cosa lo fa. Ma oddio. Poi, adesso bruscamente cambio il tema, che volevo fare una domanda. Lei ha lavorato nel passato con un regista russo, Sergei Bodrov, che ha creato delle scenografie per il Settimo Figlio. Settimo figlio, come no, Sergei Sì. Bodrov. Se adesso, oggi come oggi, lei potrebbe considerare un progetto con qualche regista russo. Beh, sì, certo. Magari meglio sarebbe fare un film con Alexander Sokurov o qualcuno del Ma genere. sì, se capita, adesso non lo so, io io ho 50 anni più IVA, non è molto, però insomma, comunque. Vabbè, comunque è Ma aperto. IVA al 12%, Ah, già, eh? Ecco. capito. Sono stati dei film che lei ha visto più volte, ma che non sia per lavoro, ma così proprio per godere un film senza pensare, o non gli capita mai. Come di vedere i film? Film che magari ha visto, ha rivisto, ma No, non... ne ho visti tanti, però non me lo chieda perché io, la mia memoria. Ah, va bene, Io non ok. so, infatti, che sto facendo qua? Non mi ricordo. Adesso la stiamo intervistando. Ah, mi state Era intervistando, la ecco. domanda con la speranza che magari c'era qualche... Ah, ok, adesso ci segniamo che questo è un film preferito del maestro Dante Ferretti, quindi era un consiglio per tutti. Vabbè, lasciamo stare, non ha importanza. Poi volevo chiedere se
le scenografie più significative per lei sono state quelle più sofferte, o magari quelle dove lei si è divertito di più nel crearle, o quelle premiate dall'Oscar? Ma O sono tutte importanti? sono tutte quante importanti. Ci sono, io l'Oscar l'ho preso al sesto film per Aviator. Prima ne avevo fatti altri cinque, ero nominato e non l'ho mai preso. Il Vangelo, no, ho preso l'Età dell'Innocenza, tutti quanti, anche il giornale, hanno detto: ma come mai non gliel'hanno dato, se lo meritava. Poi un altro film, e poi un altro, poi un altro, poi un altro. Poi alla fine io non ci volevo più andare, sono stato costretto da Scorsese andare per Aviator. Allora dico: vabbè, andiamo, io e Francesca, mia moglie, che è la mia set decorator, ha presi tre io, tre lei. Francesca lo Sì, schiavo, per i Francesca nostri lo schiavo, spettatori. sì, io sono Dante Ferretti lo schiavo. Ecco. Sì. Ah, E a quel punto abbiamo preso questo Oscar alla sesta volta. E poi dopo, 2 anni dopo, abbiamo preso per Tim Burton come si chiama quel film che ho fatto di Tim Burton? Sweeney Sweeney Todd. Todd, poi Hugo Cabret e poi basta. E poi però c'ho talmente tanti premi che guardi. Eh sì, è una lista che non finiva mai, che stavo scorrendo. Questi sono una parte, ce n'ho altri 80. Queste sono le famose mensole di Ikea. Sì, nelle mensole dell'IKEA. Ok. Sì, questo. Se lo volete riprendere, Sì, dopo lo questo riprendiamo separatamente. qui. Beh, a me mi sono rimaste pochissime domande, giusto due, possiamo? Sì. Beh, l'ultima, può essere penultima, se secondo lei potrebbero arrivare in Italia i titani del livello di Pasolini, di Rossellini, di Fellini questi giorni, magari nel futuro prossimo, o già ci sono delle premesse, o già c'è qualcuno No, tra i non ho capito, giovani? se dei giovani, Sì, non parliamo lo dei registi so, non giovani, lo non lo so, so. non lo so, Non non lo so, spero. è. Quindi non c'è un segnale finora. Finora non me ne sono accorto, forse c'è, però io non vado al cinema, io odio il cinema. No, questo si può capire. Va bene, l'ultimissima domanda allora, maestro. Mi ricordo che nel film Il nome della rosa, che Sì. sono state le riprese anche in Italia, anche a Roma, non solo in Abruzzo, non No, c'era una abbiamo storia fatto molto. tutto a Roma. Ah, tutto a Roma, in L'abbiamo Abruzzo non c'era fatto a prima un'abbazia. porta. A prima Sì. porta ci sta, a un certo punto, a prima porta c'è una salita dove c'è una miniera, non so come dire, un posto dove c'è tutto tuffo, Sì, una così, che è quello collinetta. là. Vedi, guardi, se tira fuori. Ecco, Sì, sotto. quello lì davanti. Lo vedi dove c'è la torre? Quello lì è tutto ricostruito, non è fatto, non è trovato. Tant'è vero che un giorno mi chiamò una rivista di quelli che si occupano dei monumenti in Italia e dice: senta, scusi, Ferretti, ma dove avete girato voi? Il nome della rosa, che non sappiamo, non ce l'abbiamo nelle nostre cose, ma dove l'avete girato? Dico: guardi, l'abbiamo girato a prima porta, se lei va lo trova lì. Ma come a prima porta? Noi non ce l'abbiamo nei nostri libri. Dico: guardi, ci vada, perché fra 3 giorni lo smontano. Come lo smontano? Guardi che quello lì è tutto ricostruito, l'abbiamo costruito a Roma, è un film. Allora questo è messo a ridere, insomma non so se i soldati l'hanno fotografato, non so niente. Grazie maestro, è Va stato un bene, privilegio. grazie.